quisiera yo contigo, baby, amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo, mujer. Yo no sé qué vaya a pasar, pero esta noche, mami, yo te quiero invitar. Llevarte por un lugar donde contigo puede estar. Solo nosotros dos, así podemos conversarle que tú eres demasiada atrevida, mami, así me gusta, prohibida, porque eres así, tan provocativa. Eres demasiada bandida y tienes un flow demasiado pasado de liga. Me encanta, me gusta tu mirada, tu sonrisa. Ella tiene algo que a cualquiera hipnotiza. De que la veo me paraliza. No puedo dejar de pensar en esa linda chica. Why? Es que tú eres la que me pone grave. De tan solo verte me pone nervioso y tú lo sabes. Es que no he visto como tú ninguna que me atrae y me transporta del cielo a la luna. No he visto otra como tú. Me gusta tu actitud, viste cómo quieres estar. Y llama la atención hasta con el lápiz labial. No he visto otro igual, nadie se puede comparar. Muy original. Lúcete, que esta noche, mami, yo te quiero ver. Quisiera yo contigo, baby, amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo, mujer. Lúcete, que esta noche, mami, yo te quiero ver. Quisiera yo contigo, baby, amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo, mujer. Dale, lúcete, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena. Que todo el mundo se queda mirando, otra observando, y la atención ella está llamando. Dale, lúcete, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena. Que todo el mundo se queda mirando, otra observando, y la atención ella está llamando. Me gusta cómo baila solita en la pista. Parece que fue sacada de esa de revista. Una mujer así no hay en la conquista. Demasiado buena, parece materialista. Ella me gusta como quiera y llama la atención solo para que uno la vea. Tu ser tan natural y espectacular, que no he visto otro igual, no se le pueden comparar. No tiene rival, no, no. Dale, lúcete, Edward J. Yo quiero saber, Profesor Sánchez. Stiamo arrivando, sognare si può, tra un attimo siamo da voi con Lucia Simonis. Sognare si può, la radio con un cuore intorno. Sognare si può, e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi ogni sogno. Sognare si può, buongiorno, siamo arrivate, benvenuta Lucia Simonis, artista a 360 gradi, e fra poco la conosceremo perché veramente sai fare tante tante cose. Benvenuta. Grazie Ivana, ciao a tutti, contenta di essere qua. Oh, mi fa piacere, sono proprio contenta di vedere un bel sorriso grosso così. Perché sorridere, dicevamo anche prima, no? Fuori onda, che sorridere fa bene, ci aiuta un pochino in questi momenti, che quando, anche quando siamo un po' più giù, se noi sorridiamo, insomma, ci aiuta ad aggiustare un po' la giornata. Il sorriso è contagioso. Assolutamente. Dai. Sì. Intanto voglio iniziare salutando Gabriella Roti Roti, buon pomeriggio, e Oriana Decoupage. Oh, ciao. Ciao. E tutte le altre persone che io non vedo ancora, spero di riuscire a vederle, perché purtroppo Facebook fa così, no? Non te li fa vedere tutti, e quindi noi salutiamo tutti coloro che ci stanno. Sono contenta. Allora, raccontiamo un po' di te, della tua arte, come ti sei accorta che ti piace essere artista, che sei una creativa e non riesci a fare. Franco Tarantino, buon martedì pomeriggio. E poi Marcel Hugo, là, ciao dall'Argentina, ci manda i suoi saluti. Ecco qua, grazie, 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 ma quanti siete? Molto bello cominciare già subito così. Sì, e quindi sì, parliamo di te, raccontiamo a queste belle persone chi sei e come hai scoperto la tua passione per l'arte. E poi quanti passi hai fatto attraverso l'arte, no? Certo, perché certo. Ne hai fatti tanti. Ne ho fatti tantissimi. Hai ragione.
Allora, io sono nata con, come si chiama, il talento del disegno, punto, fine. Fine. Nel senso che è un talento, è un dono di natura. L'ho sempre avuto fin da bambina, per cui io sin da bambina ho cominciato a scarabocchiare da qualsiasi parte, sulla sabbia, sui fogli, sui muri, su qualsiasi cosa mi capitasse di poter disegnare. È fantastico questo, no? Quindi era proprio un dono e oggi ne sono grata perché ne ho fatto. Sicuramente il mestiere di artista, però si può. Assolutamente. Con un po' di impegno in più magari rispetto ad altre situazioni, però si può. Si può. Grande passione, tu sei riuscita a farla diventare un mestiere. Certo. Assolutamente. E come è cominciato? Insomma, intanto allora, vabbè, hai sicuramente fatto degli studi adeguati. Certo, visto che l'hai riconosciuta subito, sì, hai potuto orientarti, no? Allora, ho avuto dei genitori che fortunatamente mi hanno indirizzato nella scuola giusta, ok? Io ho fatto una scuola di moda e costume e quindi sono maestra di moda e costume. Bello, quindi già sì, abbiamo anche una direzione diversa, no? Cioè, nel senso, sì, si parte dall'arte, ma ti sposti, sì, verso anche la moda, quindi verso un altro settore, secondo me, meraviglioso. È affascinante, certo. E io all'epoca ero indecisa se essere stilista oppure costumista teatrale. E il mio sogno, come ti ho detto, era Zeffirelli. Quindi il mio sogno era fare la costumista cinematografica. Quindi insomma già sei partita con le idee chiare. Sì, volevo fare quello. Poi la vita mi ha portato a fare tutt'altro, perché dopo le superiori hai a che fare con un mondo comunque di lavoro che non è facile. No, aprirti, infatti, non ti aprono le porte se non conosci qualcuno, punto. Questa per gli artisti purtroppo il discorso è sì, questo. Troppo spesso è la così, peccato, è ma sì. E quindi tu però non ti sei scoraggiata, perché Lucia lei non si ferma davanti a niente, no? Assolutamente. E quindi che cosa hai fatto? Io poi mi sono anche appassionata di fumetto, per cui mi sono anche diplomata come fumettista. All'epoca, nell'85, con Vittorio Pavesio, che teneva il corso di fumetto umoristico, mi sono diplomata anche nel settore fumettistico. E quindi ti sei aperta un'ulteriore finestra. Sì, molto, molto. E quindi la vita mi ha portato poi a avere vari tipi di lavoro nel campo dell'illustrazione, del disegno. E te la dico in breve, ho lavorato tanti anni per una rivista molto importante del Punto Croce, quindi ho imparato per necessità a creare gli schemi Punto Croce nel settore del ricamo. E anche questo io vorrei sottolinearlo, sì, perché tu lo dici così, però in realtà dalla chiacchierata, insomma, che abbiamo avuto il piacere di fare, in realtà non è stato così semplice, nel senso che tu ti sei avvicinata a questa opportunità lavorativa, certo, e quindi di un settore in cui tu non sapevi assolutamente nulla, perché l'uncinetto comunque non era il mio Punto campo. Croce, no, scusami, no, no, non era il tuo campo all'epoca, sì, e te lo sei studiato tutto, tanto da creare tu stessa le basi per poterlo fare. Certo, quindi voglio dire, si può fare veramente tutto. E come dice Oriana, dice, può fare tutto. Oriana è fantastica, mi conosce, lei e sua figlia mi conoscono da tanti anni, ho lavorato anche per loro e lì anche per loro ho lavorato nel settore del decoupage, perché il disegno non ha limite e quindi per loro ho creato carte per il decoupage, e quindi anche lì è un settore del disegno che io non avevo mai conosciuto. E a me piace, dietro una tecnica di disegno, andare a scoprire la tecnica che c'è, il mondo. Io non avevo mai fatto decoupage perché io che disegno non ho bisogno di incollare la carta disegnata da altri, ma nel decoupage ci sono delle tecniche fantastiche, come anche nel ricamo. Ho imparato a ricamare facendo disegni per ricamo, quindi ho imparato io a ricamare, che non sapevo, ma l'ho fatto per capire la difficoltà che c'è dietro.
Esatto, no? Quello perché è affascinante. Poi, sì, perché poi sì, il bello è veramente per poter fare un disegno a seconda, diciamo, della situazione a cui questo disegno si deve applicare, ti sei imparato, cioè, ti sei messa a studiare autodidatta il campo, il settore a seconda di dove certo. Tu e l'hai applicato. È affascinante. Sì. Sei curiosa, si vede dall'occhietto. Beh, ma la curiosità è quella che sta dietro a tutto, eh. La curiosità di sapere. Io volevo fare la costumista cinematografica perché a me piaceva creare i set, la coreografia, i trucchi, come si può con poco creare un'atmosfera che ti fa sognare, perché comunque l'opera, il cinema è tutta finzione, ma se fatta bene ti porta in quella dimensione di sogno, di altre epoche. È fantastico perché ti trasporta in un altro mondo. Quello è un aspetto veramente meraviglioso del creare, del disegnare, esatto, del progettare. Esatto. Questo è veramente qualcosa di fantastico. Approfitto per salutare Laura Mosca, che eccola qua, che mi è comparsa in questo momento, non l'avevo ancora vista. Ciao Laura, che anche lei è una artista, creativa, sì, incredibile. Visto. E sicuramente avete tanti aspetti in comune, cioè la curiosità, l'andare a scoprire e con poco proprio inventare qualcosa di completamente diverso. Questo è un dono veramente grandioso. Poi certo dietro c'è tanto studio e tanta curiosità. C'è tanto studio e tanto aggiornamento in continua evoluzione. Esatto. Quello proprio non si è mai arrivati, assolutamente. C'è sempre da imparare, certo, da migliorare, sì. Esatto. Approfitto, scusami, per fare, siccome lei è Dean, per fare gli auguri di compleanno a Renata Seccatore, un'altra artista. Lei è più legata al mondo dell'acquarello, ma non solo, perché ovviamente poi quando si parla di arte si spazia, come accade a te, in tante situazioni. E quindi approfitto per farle tanti tanti auguri, perché oggi è il suo compleanno. Auguri! E quindi din don dan, eccola qua. Tanti auguri! E poi eccola qua, è arrivata la dottoressa Stefania Robatti, con la quale domani parleremo di sogni ad occhi aperti e immaginazione. E quindi con te possiamo continuare, grazie, per continuare a parlare proprio di questo. Certo. Perché tu li realizzi, sogni ad occhi aperti, quello che tu vedi, in realtà sei in grado di realizzare. Perdonami, voglio fare ancora un saluto a un tenore bravissimo che è Saverio Alosa e Monia Anna Maria Merli, che ti dice: bellissimi i tuoi disegni, le tue carte sono favolose. Grazie. Quindi ecco qua, mi faceva piacere diciamo portarti questi commenti, che sono bellissimi. Fa sempre piacere, incoraggiano. Sì. Assolutamente. Incoraggiano tantissimo. Assolutamente. Ma torniamo a te e ai sogni ad occhi aperti, perché tu e all'immaginazione, che noi tratteremo domani con la dottoressa Rubatti, ma diciamo che tu hai fatto tuo, cioè questo sognare ad occhi aperti, perché tu crei quello io che creo, tu vedi poi in realtà. Io amo tantissimo il fumetto, perché col fumetto si riesce a mettere su carta proprio l'immaginario, e quindi il fumetto è dialogo, è molto psicologico, però trasporta sulla carta quello che uno ha in mente, e a me piace creare proprio le storie, proprio creare dall'inizio alla fine, la sceneggiatura, la stesura, l'inchiostrazione. Io lavoro sempre a mano libera, uso pochissimo il computer perché mi piace sporcarmi le dita con i colori, con la china, con i pennini, con i pennelli, e se sbaglio rifaccio le tavole, i quadri, le tavole, tutto, però mi piace creare a mano i fumetti, le illustrazioni. E io poi ho creato comunque anche un fumetto mio. Ci ho impiegato 6 anni, e dopo 6 anni me lo sono stampato in autoproduzione.
Bene, quindi ma si può trovare quindi questo tuo fumetto all'interno delle librerie? Sì, la libreria qua in via Vicoforte ce l'ha, Glin. Oh, e poi c'è anche la pagina. Quindi da Belgravia, sì, ciao Luca. Sì. Luca. Ciao. Quindi da Belgravia possiamo trovarlo. Il fumetto di Glin, sì, lui è il primo che mi ha concesso la presentazione di questo fumetto. Gli devo proprio tanto perché lui, come l'ha visto, ci ha creduto. E ho fatto la presentazione del primo volume, che era la presentazione di questo mondo fiabesco di fate folletti. Ecco, scusami, sì. Ma Oriana ti dice, lei vive in un bosco incantato, sì. Ti conosce proprio bene, molto, Oriana, molto, grazie molto. Dei tuoi commenti. Oh, sì. È arrivato Luca, ciao Luca. Luca. Parlavamo di te. No, Luca, ah, un altro Luca. Un altro Luca, ok. Però salutiamo anche Luca Nicolotti, che io chiamo sempre Luca Belgravia. Ah, ok, sì, è lui. Sì, sì. Glin e Flora, perché c'è anche una folletta. E sì, Flora, sì. Ma che bello, ma sì. Che meraviglia. Sì. Allora, sei veramente... parlando di sogni, adesso ti racconto come da Flora, che è questo folletto, io sono arrivata a realizzare gli abiti delle fate grandezza naturale. Esatto, io volevo arrivare lì perché questi abiti sono qualcosa di meraviglioso. Quando io vedo passare queste foto ci rimango lì e... porto altri abiti, certo. E allora ho preparato grandezza naturale gli abiti dell'allegoria delle quattro stagioni. Sì. E lì è stato un incontro fiabesco, perché una delle modelle che ha sfilato uno di questi abiti, che era l'estate, che si chiama Carlotta Cecchetto, è una modella la quale mi ha invitato a parte, io non sono fotografa assolutamente, mi limito a fotografare i miei lavori, ma lì c'erano dei professionisti veramente eccezionali che hanno trovato un modo di esaltare questi abiti delle fate, che sono fatti con la carta. Il bello è quello. La cosa fantastica è che vedendoli assolutamente non si percepisce che siano abiti di carta. Io ho visto le foto, sono rimasta innamorata, diciamo, veramente di questi abiti. E poi hanno dei riflessi in queste foto, sembrano veramente, sembrano magici. Allora, io per realizzare un abito impiego una settimana buona. Non possiate incontrarvi in qualche evento, magari? Sarebbe sfilate, carino. Sfilate, certo, per mostrare abiti e creazioni, a conto lei li crea. Agli eventi della creatività. E quanti artisti ci sono dietro? Perché poi ovviamente in questo anno tantissimi eventi, tantissime situazioni sono state sospese, diciamo, certo, così, sì, però... Sì. Io mi auguro con tutto il cuore che da qui a breve, insomma, si possa pian pianino ripartire in sicurezza, con tutte, per carità, le attenzioni del caso, ma poter ricominciare a lavorare, a incontrarsi e a creare questi momenti. Questi eventi. Esatto. Che di aggregazione che... di cultura, perché veramente dietro ogni settore c'è un bagaglio culturale dedicato agli abiti, non svelo la tematica. Questo evento delle fate ovviamente mi ha stimolato a creare un fumetto di fate protagoniste e ho preso spunto proprio dalle modelle che ho incontrato, quindi ognuna avrà l'abito che io ho realizzato, avrà le caratteristiche, le sembianze di questa modella che si è prestata, dopodiché quando avrò finito il progetto valuterò quella di oggi tutto subito. E quella è una grossa difficoltà per i giovani di adesso. È il tutto subito, no, ci vuole costanza, pazienza, tentare, riprovare e non arrendersi mai. Veramente, sì. Io, dai. Siamo in chiusura, ti ringrazio veramente tantissimo di questa nostra chiacchierata, è stato veramente un'emozione poter condividere.